Di Notte a Mania, benvenuti anche questa volta nei nostri teleschermi. Dove siamo? Siamo ad Oristano, dai Gisto Beach, a fare questo lancio del servizio. Oggi che puntata sarà? Sarà una giornata raddoppiata, ecco, perché parleremo di bellezza e parleremo ovviamente di notte per voi ragazzi che andate a ballare. Però andiamo a parlare di bellezza, andando a conoscere una nuova, diciamo, una nuova estetista, così per dire, la Roxy Vaca. Andiamo a Quartu, noi ci troviamo tra pochissimo con Notte Mania, la notte ricomincia a vivere. Andiamo! Siamo, siamo a Quartu insieme a Eliga. Ciao. Oh, ciao a tutti. Ciao Roxy. Ciao, te coccoline. Coccoline. Dove siamo? Come detto, ciao a tutti. Ciao. Roxy, dove siamo? Siamo a Quartu, siamo a casa mia. Casa tua. Sì, questa è casa mia, ti piace? Molto carina, vero? È molto carina. Molto particolare come casa, Roxy. Ma guarda che domani ti ritrovi tutti a casa, ti conviene dire dove siamo? Diciamo è meglio. Il centro benessere che sto aprendo. Finalmente, dopo mesi di... Sei mesi ci ho messo, però notare cosa è uscito fuori. Da martedì sarò operativo e adesso visitiamolo, no? Piano piano. Che ti sembra già il profumo? Sai, quando entri in un centro di bellezza, già il profumo è la cosa più bella, no? Qui si respira appunto aria di benessere. Tu ne sei qualcosa di bellezza, di centro di bellezza. Sì. Sarà un complimento, ti ringrazio. Si respira sicuramente un'aria molto, molto fresca, infatti, insomma, Rossella per i nostri futuri clienti ha scelto il bosco. Appunto si respira un'aria, io è inutile spiegarla, bisogna venire a trovarci. Ecco, invece cosa facciamo? Cosa farò io adesso? Vi porterò nel lungo viaggio di questo centro di bellezza, Lady Roxy Vac, qui a Quartu. Dopo andiamo a vedere cosa succede. Troviamo anche Salvatore Eurogarau, no, come si chiama? Cioè, io non ci conosco più Salvatore Garauronote, ma come cavolo dico? Ma ci conosciamo da 8 anni, 20 anni. Salvatore Euronote. Facciamo prima. Non potevi mancare all'inaugurazione di una grande amica. Soprattutto di una grande amica come Roxy, se ci conosciamo da un po' di tempo. Ed è nata comunque una bellissima amicizia che è andata a consolidarsi anche col tempo. Sarai un suo prossimo cliente, no? Ma non penso, perché io sono talmente bello che quindi non ho bisogno di... pulizia del viso, no, niente, no, lampada, no. Dai, scherzo, sicuramente sì, chissà, avrò modo di venire anch'io qua a servirmi da Roxy, sì. A parte che è una donna che ha un grande gusto, si è visto già nella realizzazione di questo centro, quindi la grande classe. Sì, è un posto bellissimo veramente, sì, quindi ci verrò anch'io. Senti, approfittiamo un attimo per parlare anche un pochino di te, delle tue ultime novità anche lavorative, professionali, oppure quelle cose che sai, che fai da piccolino, che dici: ah, il mio sogno è fare il cantante, il mio sogno è fare un CD. Qualcosa si sta muovendo, no? Beh, sicuramente sì, diciamo che sono felice perché sto facendo le cose che mi piacciono. Stiamo andando avanti con il mio gruppo musicale, gli Oversong. Adesso stiamo... l'unico gruppo sardo, mi sembra, che è andato a Sanremo, cioè che è passato. Sì, che siamo alla fine di Sanremo Rock, c'eravamo solo noi, sì. E poi niente, stiamo scrivendo, componendo musica, facendo le nostre canzoni.
speriamo di andare avanti con un po' di buona fortuna anche. E tu continuerai comunque anche a fotografare. E poi chiaramente mi fai concorrenza, il mio amore di sempre, la macchina fotografica. Quindi lui mi fa concorrenza. Assolutamente no. Grazie Salva. Grazie Ruben. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Massaggio alla mia povera schiena, che tu mi hai detto che era disidratata. Cosa vuol dire? Caspita, hai assorbito come una carta assorbente la mia povera schiena? Sì, non è per niente idratata. Quando torni dal mare che fai? La doccia, basta. Bravo. Quindi ecco il consiglio di Roxy, qual è? Certo. Ovviamente il mio olio di argan. Olio di argan, mettere in tutta la schiena. Il mio però, eh? Il tuo ovviamente. Però il mio pubblico di Nota e Mania, il nostro pubblico in questo momento di Nota e Mania sta chiedendo: ma che cavolo ci fanno quei due con gli occhiali da sole? Non sono proprio occhiali da sole, cosa sono? Sì, questi sono occhiali per proteggere la luce di questo macchinario. Nuovissimo macchinario. È nuovissimo, io ho aspettato 2 mesi prima di acquistarlo perché sapevo che stava uscendo, era in uscita, quindi ho aspettato per poter avere proprio questo, perché è innovativo, è l'ultima generazione della X-Pulsar, e ha anche la tessera personalizzata. Ogni cliente si memorizzano i dati e quindi la macchina non sbaglierà mai. Se proviamo che certo, perché questa macchina ovviamente serve anche ai ragazzi. Certo, perché i ragazzi ora fanno uso, specialmente nel viso. Soprattutto per quelli che sono fatti la barba da piccolino come me, ecco. Ah, hai fatto questo? Sì, da piccolino, sai, 8 anni uno vuole sentirsi più figo, non si fa la barba. L'importante è che ti sia fatto la barba e non le gambe. Ecco, l'importante è quello. Andiamo sul mio zigomo? Ok, andiamo. Preparati. A registrare una serata, ok, in una bella discoteca. Okay, mi hai fatto la maschera, mi hai massaggiato. Sì. Oh, adesso ti però senti? Rilassatissimo, ecco. Ragazzi, venite da Roxy, ragazzi e ragazze, venite da Roxy perché ha una mano, è vero che ha una mano molto oggi delicata. Mi ha detto che ce l'ho di velluto. È vero. Una donna tra l'altro. No. Cosa mi farai visto che io soffro di occhiaie? Te le trucco. Me le trucca prima di andare in onda, ok? Grazie. Ecco. Io vedo un macchinario importantissimo. L'etinolistico questo. Ecco, mi spiega un attimo l'etinolistico, che sembra un pochino la canzone di benessere, il benessere totale. Ecco, qua puoi fare innanzitutto bagni di vapore con l'aromaterapia, si mettono le gocce di oli essenziali al di sotto, cioè nella terrina, e puoi fare fanghi, che va benissimo anche per i dolori reumatici, qui con l'umidità che abbiamo ce n'è tantissima. Puoi fare anche trattamenti anticellulite. Dopo l'etinolistico, il massaggio. Cosa deve fare? Ovviamente deve trattare bene anche il suo viso. E il suo viso, il mio viso, deve essere trattato da Lady Roxy Bach. Giusto. Solo da me. Che questa è la? Questa è la maschera che ti dicevo, ad effetto lifting. Perché parli? Non posso parlare? No. Apro la maschera? Certo.
Quante volte la consigliamo ai ragazzi questa cosa? Beh, adesso d'estate un po' più spesso, perché il sole distrugge un pochino la pelle. Una volta al mese? Una volta al mese, va bene. E le donne invece sono come sempre. Le donne sono più intelligenti di noi maschi. Come me la tolgo adesso questa maschera? Andiamo. Walker every day into a shady place with a lip she said, she said it amo il mio lavoro, vedi, ne ho approfittato alla fine, mi sono fatto massaggiare, mi sono fatto fare la crema, cosa era? Per il viso, cosa? La maschera per il viso, mi sono fatto togliere gli occhiali, le occhiaie, poi... Ricordi la marca della crema, della maschera? No, ma ricordi... Qual è la marca? Lady Roxivac. Ascoltami, quindi abbiamo fatto tutto, non ci resta che ricordare dove siamo, siamo a Quarto Sant'Elena, l'abbiamo detto, sì, dove? City. Via Marconi 403. Venite perché è un centro bellissimo. Adesso... toccherà a me, trattare te, ti farò una bella maschera per il viso io, oppure ti toglierò, cosa ti toglierò? Dove che devi andare dopo? Aristano. Ritardo. Vado? Vai. Andiamo. Con Notte Mania la notte ricominciamo.